Mirta Merlino sale alle cronache in questi giorni per il suo comportamento coi collaboratori. Vessati, umiliati, costretti a servizi come i massaggi dei piedi o a portare il cane dal veterinario. Subissati da urla e capricci, licenziati per ogni non nulla. L'immagine di Mirta, che forse stupisce qualcuno, un po' ricorda quella di certe first ladies di paesi dittatoriali, passate alla storia proprio per l'infinita vanità e l'arroganza verso i sottoposti e la popolazione. D'altronde, la Merlino non è solo una presentatrice televisiva, è anche un pezzo grosso. Frequentatrice delle feste più riservate sul Colle, amica e confidente di potenti, ex moglie dell'intoccabile Domenico Arcuri, ovvero Mister Pandemia. Se non una first lady, sicuramente una donna di potere. Ma questo genere di deliranti capricci, nonché pretese di sottomissione, non sono frequenti nei paesi di radicata democrazia, dove ci si attende un comportamento dignitoso e rispettoso. Accadono frequentemente, viceversa, in quegli stati totalitari dove arrivano al potere i peggiori narcisisti, che scatenano i loro istinti su gente muta e terrorizzata. Qualche esempio? Elena Ceaușescu, moglie dell'ex leader rumeno, che con la sua licenza elementare pretendeva di essere ovunque omaggiata e salutata quale genio della chimica. Imelda Marcos, moglie del dittatore filippino, passata alla storia per le sue 30.000 paia di scarpe in un paese poverissimo. O Lady Mugabe, dello Zimbabwe, che era solita frustare chi la infastidiva e fu ribattezzata Gucci Grace dalla popolazione per la sua passione per il lusso. Insomma, arroganza da rotocalco di parrucchiere, da parvenu arrivati in alto che ritengono che il potere si misuri con le borse firmate e seminando il terrore tra i segretari e le cameriere. Un classico degli stati totalitari, dove si è costretti, muti e paralizzati, ad inchinarsi a pagliacci.